Bentornati nella mia stanza e oggi farò un video che non ho fatto molto spesso, a dire il vero non ho fatto quasi mai per quanto riguarda i trucchi, ma farò una video review su diciamo questi due prodotti perché li userò insieme. Questo è il nuovo mascara della Essence di cui vi ho già parlato in un mio video precedente, mentre questo è la base, diciamo, sì, per fare le ciglia più voluminose e lunghe, eccetera eccetera. Quindi in uno lo metterò con entrambi i prodotti, mentre nell'altro lo metterò solo con il mascara, quindi vediamo un po' come si comportano. E adesso passiamo all'applicazione. Adesso mi munirò di questa affascinante molletta per i capelli, trendissima, del mio fidato specchietto che sembra un biscotto, e adesso vado ad applicare nell'occhio sinistro. Applicherò prima la base, così aspetto che asciughi un attimo, nonostante sopra ci sia scritto di applicare il mascara quando è ancora bagnata, ma non secondo me è meglio quando è leggermente asciutta. E nell'altro invece, in questo, applicherò solo il mascara. Quindi cominciamo. Applicherò semplicemente il mascara, che ha questa forma qui. Tornata dopo l'applicazione e, come avete visto forse, adesso mi munisco di specchietto per fare qualche constatazione, sicuramente un po' più di lunghezza, sì, un po' più di lunghezza, anche volume. Comunque con una sola passata questo è l'effetto. Comunque ho notato che mettendo un po' più di passate sia diciamo della base, esce un po' più, ovviamente più volume e molta più lunghezza, però ho constatato che quelle con la base rimangono un po' più diciamo appiccicate, rimangono più divise, mentre mettendo solo il mascara, come in quest'occhio, rimangono un pochino più naturali rispetto all'altro occhio, nonostante ovviamente non abbiano lo stesso volume, la stessa lunghezza, però comunque con un paio di passate si riesce a raggiungere una lunghezza e un volume abbastanza carini da poter sembrare anche ciglia finte. Bene, questo è tutto e spero che questo genere di video vi piacciano, che magari se volete potete lasciarmi anche un commento se vi piace questo genere di video, e se volete che provi qualcosa. E voi potete anche seguirmi o scrivermi dove volete, su Instagram, Facebook, sul blog, potete cercarmi ovunque. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!